ci avete richiesto di spiegarvi come abbiamo fatto ad organizzare il viaggio da soli, essere riusciti stati andati senza l'agenzia, quindi senza delle guide particolari, e quindi ci stiamo organizzando per fare un video anche su questo. Quindi vi spiegheremo nel dettaglio, più o meno presso poco, come abbiamo fatto ad organizzarci, che materiale abbiamo preso per poterci documentare, quali guide abbiamo utilizzato, quali applicazioni dello smartphone abbiamo usato per poterci orientare a Tokyo, e vi spiegheremo un po' nei prossimi video questo. Se un poliziotto sta guardando questo video, noi non stiamo guidando in macchina, è un green screen quello che c'è dietro. Olè! Fine della prima parte, inizio della seconda parte. Abbiamo ordinato recentemente dal sito che leggerà Lisa, www.jd di jeans, n di Napoli, t di Torino, o di Otranto, punto g di Genova, punto o di Otranto, punto g di jeans e p di Palermo. Quindi voi andate su questo sito e nella sezione contatti potrete richiedere gratuitamente del materiale informativo sul Giappone. Quindi potete richiedere un tot di guide, alcune sono disponibili, altre no, loro ve le mandano se le hanno, se non le hanno ve ne mandano delle altre. E insomma riceverete a casa gratuitamente per 0 euro. Se chiamate questo numero... Ma comunque c'è scritto... Dillo te perché io la pronuncio. Allora, tu guida. L'Ufficio Nazionale del Turismo Giapponese in Francia vi spedisce a casa in questa busta il materiale che desiderate, selezionabile da internet, nella sezione del sito che vi abbiamo detto prima, contatti. Ve lo ripetiamo, bravissimi. Voi andate sul sito, sezione contatti. Noi abbiamo ordinato delle guide perché molto probabilmente, se riusciamo, organizzeremo un nuovo viaggio in Giappone. Incrociamo tutte le dita, vediamo che ci riesce di voi, mandateci le foto con le dita incrociate. Allora Lisa riesce a incrociare tutte le dita. Dopo vi devo fare vedere una cosa, mentre cucineremo vi farà vedere un trick, un'altra cosa strana che riesce a fare qua, Lisa Art. Che sono una delle poche al mondo, secondo me devo entrare nei Guinness dei primati. Farò vedere dopo cosa riesco a fare. Allora, ritorniamo alle guide che ci sono arrivate. C'è arrivata a casa la guida di Osaka. Perché la prossima città giapponese che vogliamo visitare è Osaka. Se ci arriviamo. Se ci arriviamo e se abbiamo i soldi per andare. Perché il problema principale per fare i viaggi così lunghi sono i soldi, ragazzi. Poi c'è arrivata Kyoto, la guida di Kyoto e di Nara. La mappa questa. Poi c'è arrivata la mappa di del Giappone. E poi basta la busta. Come basta? La busta che le conteneva. E poi basta. Non mi ricordo più cosa volevo dire. Volevo dire una roba importantissima, ci ma importantissima. Mappe, ok. Che ci mancano i soldi, quindi oltre a mandarci la foto delle vostre dita incrociate, ci potete mandare un bonifico. Ci mandate un bonifico sul conto corrente. Basta un euro. Un euro a testa, tanto di iscritti ce ne sono un milione, quindi arriveremo a un milione di euro. E noi facciamo vedere altri video. Basta poco per avere degli altri video. Basta poco, che c'era? C'era la pubblicità di quelli che chiedevano la carità per i bambini in Africa. Basta poco, che ci va? Basta poco, che ci va? Quindi ragazzi, si fa buio, noi spegniamo la telecamera perché altrimenti non ci si vede più una mazza di niente. Quindi vi salutiamo dall'interno della macchina, vi abbiamo spiegato tutti gli ingredienti e settimana prossima vi porteremo in cucina per la preparazione dei dorayaki e per vedere quello che so fare. Restate connessi, mi raccomando, mettete mi piace al video, mettete mi piace, mandate le foto delle dita su Facebook o alla mia pagina Facebook Mr. Sambusiti Music Village o alla sua pagina Facebook Lizart XD e basta. Quindi ragazzi, vi ringraziamo per tutte le visualizzazioni che ci avete dato, per tutte le domande che ci fate, per tutte le richieste che ci fate, che noi non riusciamo ad ascoltare. Quindi ragazzi, supportateci, perché fare un video a settimana sembra facile ma in realtà è difficilissimo. Mettete un pollice alto, mettete tantissimi pollicioni con le dita incrociate. E poi basta. Iscrivetevi a tutti i nostri social network, soprattutto ad Instagram. Ora che Lisa non può più utilizzarlo, iscrivetevi alla mia pagina di Instagram. Tristezza. Che è Mr. Sambusiti. Facciamo un'altra colletta per il mio telefono. Perché un altro euro. Praticamente gli ho regalato un telefono. Dopo 3 mesi scadeva la garanzia.
si è fulminata la scheda madre, no? E quindi è inutilizzabile, ma voi supportatela comunque su Instagram lasciando alle foto un cuoricino e, com'è che si dice, followando Lizart XD. Anche perché sul mio Instagram c'erano un sacco di, cioè, ci sono un sacco di belle foto del Giappone che avevo fatto. Quindi ragazzi, mi raccomando, lasciate un mi piace, un cuoricino, iscrivetevi alla pagina di YouTube, una foto delle dita, sapete cosa dovete fare, insomma, siete su internet più di noi, e quindi ci vediamo la prossima settimana dal Giappone. Ciao ciao, ciao, ciao. Bordello!